La medicina di guerra come argomento è stato scelto da Pietro che ho letto tanto per tanto tempo. E allora alla fine mi è piaciuto fare un po' un punto di quello che avevo letto, anche se poi mi sono reso conto, strada facendo, che le cose da dire sono tante e tali, per cui non è possibile racchiuderlo neanche in un'ora. Noi poi ci dovremmo tenere al di sotto di questo termine. Può ingrandire a tutto schermo l'immagine, per favore? Sì, va bene. Bene, questa è un'immagine, se fosse possibile vederla a tutto schermo, se no può lasciarla anche così, come vuole. Va bene, allora facciamo presentazione. Deve andare su presentazione, dalla prima presentazione, esatto. Dalla diapositiva corrente, questa è un'immagine di una cronaca tragica, probabilmente io non so dove sia stata scattata, però mi serviva per introdurre questo argomento, la medicina e la guerra. Questo è un fronte di guerra, è l'ambiente dove viene svolto, è un ambiente di soccorso, la vittima è giovanissima, presenta, parlo come semplice osservatore, presenta una ferita all'emitorace sinistro in alto, la camicia è intrisa di sangue e un soccorritore gli sta tenendo, o meglio spingendo, la maschera dell'ossigeno sul volto. Questo ragazzo è chiaramente morto. Io faccio l'anestesista come mio primo lavoro e quindi quello sguardo vitreo e pallore non credo che abbia avuto delle chance, ma certo chi lo soccorreva non lo stava aiutando, perché malgrado che nella maschera fluisse un flusso di ossigeno, la maschera gli veniva spinta sul volto, sulla mandibola, e quindi gli impediva di respirare se ancora respirava. Avanti. Questa storia della medicina e della guerra è una storia paradossale. È una storia anche per certi versi non troppo chiara e si svolge su due elementi paralleli: la guerra che cerca di uccidere e la medicina che va di pari passo con la guerra che cerca di salvare vite. Questo è il paradosso, anche se ancora più paradosso può essere considerato il fatto che qualche volta la medicina si è messa dalla parte della guerra. E quindi piuttosto che difendere le vite in pericolo durante la guerra è passata dalla parte degli uccisori. La medicina non ha avuto sempre un atteggiamento chiaro. Durante questo mio svolgimento parlerò delle cose più importanti, però così secondo anche il mio gusto ho inserito delle storie che forse con la medicina e con la guerra ma non erano strettamente attinenti, ma potevano essere interessanti e particolari e forse non conosciuti. Avanti. Bisogna certamente ritornare indietro nel tempo, avanti, quando le prime guerre tra greci e troiani sono state celebrate, avanti, sono state celebrate dalle opere omeriche che molto ci hanno detto sulla medicina in tempi di guerra. In quell'epoca, avanti, la medicina era rappresentata da una figura mitica che era Macaone, che era il figlio del dio della medicina, figlio di Asclepio, che poi sarà Esculapio per i latini, per i romani, e il quarto libro dell'Iliade recita: al più presto si chiamò Macaone, l'eroe figliolo di Asclepio, guaritore eccellente. Quando vide la piaga dove colpì il dardo amaro, succhiato il sangue, i grandi rimedi sapientemente vi sparse. Conoscevano l'anatomia, perché la ferita di guerra esponeva gli elementi anatomici e loro erano in grado di giudicare la gravità di una ferita. E però è molto realistica questa immagine di un vaso attico,
che lo ritrae mentre benda il braccio ferito di Menelao, e quindi e le bende erano di lana e quindi servivano a comprimere oltre che a proteggere le ferite. Avanti. Quali erano le armi e quindi il potere offensivo che i greci avevano? Avanti. Erano armi che consistevano fondamentalmente nella lancia che veniva, appunto, offendeva da lontano, dallo scudo, dagli archi, dalla freccia, oltre che naturalmente da quello che sarà poi per i romani il gladio, dalla spada. Quindi erano ferite da punta, da penetrazione e da taglio. E erano ferite che comunque non lasciavano scampo, perché essere feriti sul campo di battaglia voleva dire non poter più fuggire, o fuggire non così speditamente per sfuggire al nemico e quindi essere raggiunti e poi uccisi. Avanti. Ippocrate naturalmente era quello che aveva diffuso la dottrina medica, che era fondata sui quattro elementi: la bile nera, la bile gialla, il sangue, il flemma, e Galeno aveva naturalmente avvalorato la medicina ippocratica, dandogli però il contenuto anatomico, diciamo, una pragmaticità sul campo di battaglia. Avanti. Una descrizione omerica che vale una descrizione medica. Si riferisce alla morte di Ettore. Dal carro lo deposero a terra, acqua gli spruzzarono addosso e lui rifiatò, si guardò intorno. Stando sulle ginocchia vomitò sangue nero. Poi di nuovo supino scivolò a terra e gli occhi nella notte coperse. Il colpo vinceva ancora il cuore. Sembra di vedere quella foto prima che ho mostrato. Questo è un quadro drammatico di shock e che ci dice vomitò sangue, quindi la ferita l'aveva raggiunto o all'addome o probabilmente al torace e quindi aveva tossito sangue. Questa è la morte di Ettore accuratamente descritta, anche se con parole molto drammatiche e poetiche da Omero. Avanti. Nella Grecia, lungo le coste della Grecia sud-occidentale, in un sito archeologico fu trovata questa piccola gemma di appena 4 centimetri che fu messa da parte perché all'inizio non se ne capì la bellezza e l'importanza. Poi, successivamente, avanti, fu ripulita e mostrò sotto, mostrò la bellezza del lavoro che oggi nessuno di noi saprebbe più fare. Però quello che ci interessa, oltre alla bellezza dell'oggetto d'arte, è questi tre combattenti di cui uno, dopo aver ucciso un nemico, sta per uccidere un altro. Avanti. E sta per... cioè ha già colpito al collo, in un punto vitale, dove ci sono i grossi vasi del collo, il suo nemico, che già reclina il capo. Sul polso che regge la spada è rappresentato questa gemma che serviva come abbellimento di un principe combattente durante la battaglia. Avanti. Durante l'impero romano, dal punto di vista della conoscenza diretta medica, non è che cambiasse molto. Ci fu un'evoluzione, ma fu un'evoluzione nel senso organizzativo. Avanti. Lucano ha composto un libro di enorme lunghezza proprio sulle guerre e si è soffermato sulla medicina di guerra ai tempi di Roma. Avanti. Il legionario romano era assolutamente un soldato a tutti gli effetti, innanzitutto perché era introdotto in un sistema legislativo che lo nominava legionario, gli dava uno stipendio, era quindi inquadrato dal punto di vista politico-civile ed inoltre era dotato di tutte le armi offensive che voi li vedete, ma non solo quelle, naturalmente c'era anche la frombola, il lancio dei sassi.
lo scudo però era tutto studiato dal punto di vista medico, perché quello scudo con l'elmo, lo scudo era di una lunghezza prestabilita che doveva coprire le gambe, il soldato si accosciava dietro lo scudo, lasciava soltanto sporgere l'elmo e gli occhi sopra il limite superiore dello scudo e rimaneva completamente coperto, stando molto attenti a coprire anche le gambe, perché se le gambe venivano colpite si perdeva anche la vita, bastava una ferita che impedisse la fuga che si veniva sopraffatti e uccisi. E lo scudo serviva anche come elemento di offesa, perché con lo scudo si colpiva il nemico, aveva una protuberanza di metallo al centro dello scudo che serviva per colpire anche come i bordi, serviva anche per offendere e serviva per sbilanciare il nemico, gettarlo a terra e poi colpirlo. Loro, i legionari, venivano selezionati, dovevano avere una certa altezza, avevano una preparazione fisica, sollevavano i piedi, dovevano tagliare i tronchi, dovevano saper nuotare. Era quindi un esercito vero e proprio, avanti. E come un esercito vero e proprio, naturalmente si conosceva quali erano gli organi che potevano essere colpiti, il cervello, il capo, il cuore, il polmone, il ileo, dove attraversavano i grossi vasi, e poi gli arti, il cavo popliteo, dove passavano gli arti. Queste erano tutte zone anatomiche che, se colpite, potevano valere la morte. Avanti. E poi, come dicevo, ogni esercito aveva i medici milites. Ecco comparire il primo medico durante la guerra. Il medico milites è al centro, ha delle brocche sull'asta, ha tutto quello che gli può servire per soccorrere i legionari in combattimento, avanti. E naturalmente gli aristocratici, i generali, i combattenti romani avevano il proprio servus medicus, cioè avevano il proprio medico personale che li accompagnava durante tutta la campagna militare e quindi lo seguiva da presso per essere pronto a curarlo. Avanti. Claudio Galeno era l'archiatra e quindi il medico di Marco Aurelio. Noi abbiamo ritrovato numerosissimi strumenti medici, le spatole, i bisturi, le forbici, avanti, che servivano ovviamente il cucchiaio di ocre che era forato sulla punta, perché la punta forata, arrotondata, veniva introdotta nella ferita e quella punta serviva a estrarre, a incastrare la punta della lancia o della freccia e quindi tirarla fuori attraverso la ferita. Avanti. C'erano gli ospedali militari. Quando l'impero era alla sua massima espansione, l'esercito romano contava fino a 500.000 soldati sparsi in tutto il perimetro dell'impero, ad Elimina, lungo tutto il perimetro, lungo i confini, e lungo i confini c'erano queste installazioni militari fortificate, il castrum, e all'interno del quale, segnato sul cerchio rosso, sono stati poi ritrovati, questo è il castrum Novesium in Germania, dove c'era questa struttura dedicata ai feriti in battaglia che si chiamava paletudinaria. C'erano delle piccole stanzette dove i feriti venivano lungo il corridoio, sia a destra che a sinistra, e al centro c'era probabilmente una stanza che serviva per le medicazioni e per curarli. Avanti. Quindi erano perfettamente curati, insomma, per quello che si poteva. Naturalmente essere medici di guerra voleva dire comunque giurare per la patria, per l'esercito. Non ci si poteva, le pene erano severissime, non serviva il paese veniva punito con punizioni corporali che arrivavano, nel caso di defezione, alla morte, alle fustigazioni, alla decimazione. L'avevano già inventato i romani all'epoca di Diocleziano. Questa legge era diventata tanto più dura. Avanti. E riguardò anche due poi santi protettori della medicina, che furono Cosma e Damiano, perché
adottando, cioè sposando la legge cristiana, avevano tradito la patria e furono condannati da Diocleziano ad essere arcivivi. Ma è il potere del messaggio cristiano che ci ha rimandato. La geografia è questa, che le fiamme, quando accesero il fuoco per bruciare i vivi, le fiamme si rivolsero contro i loro persecutori e quindi sopravvissero. Alla fine, per farli morire, gli fu tagliata la testa, perché quando si resisteva avanti, il miracolo era irresistibile. E questo è un codice medievale che ritrae Cosma e Damiano che fanno il primo trapianto di gamba. E è un'immagine molto particolare, perché all'amputazione, il piede amputato, ci sono tre angeli che stanno facendo assistenza all'operazione, quindi un'operazione che evidentemente non poteva finire male, e quindi un angelo che raccoglie la gamba amputata, Cosma che inserisce l'altra gamba, che guarda caso è nera, quindi è presa da un corpo di un uomo di colore, un terzo angelo, che è un secondo angelo che sorregge la fonte di luce, una candela, e l'altro che veglia naturalmente su tutto. Avanti. I Longobardi e i Barbari non portarono molto dal punto di vista medico, non contribuirono di molto, anche se alcune preparazioni mediche a base di miele e a base di erbe che crescevano nel nord dell'Europa, i romani non le conoscevano e furono adottate. Avanti. Quello che in quell'epoca, in epoca dell'ascesa dei barbari, nacquero, sono i xenodoti, e cioè i rifugi per i feriti delle battaglie. E quindi i malati o i feriti venivano portati in una struttura che era solitamente anche un simile a un monastero, era una struttura religiosa, dove venivano curati. Avanti. E a Roma, in via delle Botteghe Oscure, facendo dei lavori nel sottosuolo, hanno trovato uno dei 14 xenodoti presenti a Roma in epoca barbarica. Quindi anche questo caratterizzato da un lungo corridoio, da delle stanze dove venivano posti malati. Anche allora era cominciato un grande pellegrinaggio, Roma era già sede naturalmente della cristianità, e quindi avanti. Paolo di Avolo, nella Historia Longobardorum, cita l'aceto dei quattro ladri. L'aceto dei quattro ladri che io poi ho ritrovato in un antichissimo ospedale di Londra e l'ho rifotografato, perché nell'Ottocento questa sala operatoria londinese, che è rimasta intatta dall'Ottocento, c'è una boccettina appunto minera dei quattro voleurs, i quattro ladri erano i cavalieri dell'Apocalisse, e cioè rappresentavano la fame, la carestia, la guerra, la peste. Avanti. Però, quindi, presente dopo tanti secoli, ancora era presente. L'impero carolingio, avanti. L'impero carolingio vede evolversi attraverso l'investitura vassallarica, quindi questa sorta di scambio di difesa militare in cambio di possedimenti e del titolo nobiliare, vede evolvere la macchina bellica. Avanti. E compare più che mai il cavallo come elemento dirompente nelle battaglie, con un cavaliere che è armato e coperto di metallo di tutto punto per difendersi. Questo ovviamente rappresentava un impaccio, un peso, ma sicuramente era anche di grande effetto terrorizzante sul nemico. Avanti. Anche se il cavallo poi si dimostrò essere portatore di una malattia, di una peste dei cavalli, un microbo che veniva trasmesso e che risultava mortale per i soldati e per i cavalieri. Avanti. I cavalieri, l'eccidio di Roncisvalle, dove perde la vita Rolando, combattendo, come dice la vecchia storia, naturalmente la Chanson de Geste, che parla del combattimento contro i musulmani, gli islamici, ma in realtà non erano gli islamici, il combattimento avvenne contro una popolazione spagnola. Avanti. E comunque
durante le chanson de geste viene anche pubblicato come si curavano i soldati attraverso l'applicazione di impacchi sugli arti feriti avanti, come venissero trasportati verso un ostello per essere curati avanti ancora, e come venissero o anche trasportati a cavallo. Quindi la prima, una cosa che cominciò poi è evoluta nei secoli successivi, è il trasporto del ferito presso il più vicino luogo di cura. Avanti. Il luogo di cura nel monastero era sempre presente. Voi vedete che accanto alla foresteria, dopo la portineria, si entrava in un ambiente che era l'infermeria, dove i monaci prestavano le cure. Avanti. Nel X secolo iniziarono i pellegrinaggi in Terra Santa, perché i cristiani volevano entrare a contatto con Gerusalemme, fondamentalmente con le reliquie che c'erano a Gerusalemme, e quindi però il contatto avanti con la Terra Santa non fu un contatto facile, perché se da prima il rapporto tra i cristiani e i musulmani fu un rapporto anche fatto di buona vicinanza, all'arrivo dei turchi questo rapporto venne meno, e quindi i turchi divennero aggressivi e Papa Urbano II al Concilio di Termonna dichiarò la prima crociata. E quindi, ma naturalmente dietro la motivazione della diffusione della dottrina della riconquista di Gerusalemme e dei luoghi sacri c'era una politica di conquista in realtà. Avanti. Le crociate si susseguirono, nessuno, per quanto si possano contare, 8, 9, tra l'altro le crociate andarono anche contro gli ebrei, contro i catari, contro le minoranze, contro gli eretici, quindi di crociate ce ne sono state tantissime, si sono seguite le tempi, sono state più o meno una più disastrosa delle altre. E i crociati si distinguevano per la loro veste, per la croce naturalmente che portavano sopra la maglia di ferro avanti, ma oltre che sulla stampa avanti, Deus vult, quindi Dio lo vuole, avanti, c'è una in una chiesa di Parigi, adesso non fa niente se non si può tornare indietro, c'era l'immagine di quello che esattamente era il cavaliere crociato, porta il bastone del viandante, la sacca e la croce sul petto. Probabilmente si tratta del conte, di sua moglie Anna, di Vaudemont. Avanti. E comunque la stessa immagine vale anche per i cavalieri dell'ordine dei Templari. Avanti. Qual era l'armamento? Lo scudo, il camaglio, lo sverbo. Voi vedete che non è cambiato molto rispetto a prima. Gli elementi di offesa sono sempre quelli, e le ferite che si procuravano in battaglia erano sempre quelli. Avanti. La Chiesa spingeva perché fosse portata la guerra agli infedeli islamici e non esitava a mettere i cavalieri che rifiutavano la guerra insieme agli ebrei nell'inferno. Voi vedete che dentro il calderone ci sono gli ebrei con il cappello a punta, ma subito accanto a loro ci sono anche i cavalieri delle crociate che si rifiutavano di combattere contro gli islamici. Quindi la Chiesa spingeva assolutamente con tutte le sue forme verso un'invasione di quelle terre. Avanti. Anche se poi cercava in qualche modo anche di proteggere i deboli, voi vedete in questo codice spagnolo del 1200 i cavalieri arrivano dentro la chiesa, in alto a destra feriscono la loro vittima che giace a terra, e poi più avanti però, mentre loro stanno per nella terza immagine, voi vedete che c'è un fulmine che colpisce scende dal cielo, colpisce i cavalieri che hanno osato uccidere qualcuno all'interno della chiesa. Avanti. I catari furono vittime di una crociata, questa volta contro i pauperisti, movimenti cristiani
che ponevano per la povertà, per un ritorno all'antico cristianesimo. Avanti. Federico Barbarossa, il grande imperatore, perse la vita avanti proprio nel corso della crociata, cadendo dal cavallo e annegando in un fiume con poca acqua, trascinato dalla propria armatura. Il corpo fu fatto a pezzi e poi distribuito come reliquie in tutto l'impero. Avanti. E la stessa sorte, cioè la morte, la incontrò anche San Luigi, il re di Francia, di cui, avanti, di cui voi conosciamo, forse voi conoscete la chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, che tra le meraviglie delle meraviglie, e il suo corpo dopo la morte fu bollito e dissossato, perché allora c'era questa la reliquia doveva essere conservata, e le viscere di San Luigi dei Francesi sono finite a Monreale dietro questo altare, conservate, e poi le ossa naturalmente venivano acquistate, quindi pagate dalle varie comunità religiose che naturalmente credevano che trasmettessero il potere della santità, tant'è che Enrico II di Francia nel 500, ma poi successivamente fino all'800, si è sempre pensato che il re potessero curare come taumaturghi le malattie, e quindi poneva anche Luigi XIV, Luigi XVI, riceveva una volta ogni tanto i malati, li toccava perché si pensava che riuscisse a ridare la buona salute. Avanti. La scrofola era la ghiandola ammalata di tubercolosi. Le armi si evolvono, il fuoco greco, che era un getto incandescente di zolfo avanti e di olio bollente, e poi il carro cum muscherinis e flavellis, il carro che è una antica autoambulanza, qui veniva posto il ferito, muscherinis sono lo scacciamosche praticamente, e flavellis i ventagli che servivano per arieggiare il corpo dei feriti. Avanti. Cavalieri gerosolimitani sono dei cavalieri, anche loro avevano partecipato alle crociate ed erano addetti alle cure dei soldati. Avanti. E poi nel XIV secolo le prime armi da fuoco, avanti, scoperte dai cinesi, e naturalmente questo cambiò il falcone, avanti, che poi fu quello che uccise Giovanni dalle bande nere, che fu colpito da un colpo di falcone, arrivarono i proiettili, che erano in grado di colpire a distanza, avanti, e le ferite erano naturalmente terribili. Nella guerra dei 100 anni, quindi durò dal 1337, fa la comparsa una malattia, avanti, durante questa guerra che durò un secolo fa la comparsa la peste nel 1348, e morirono molti più di peste nera di quanto abbia potuto la guerra, e la peste cambiò la storia della guerra, avanti. E contro questa pestilenza assoluta furono studiati tante iniziative, tante cure. Il regime Sanitatis è in qualche modo, ancora oggi, tutto sommato, ci ispiriamo ancora a quelle leggi, perché erano le leggi che imponevano la quarantena, i regimi Sanitatis, e quindi non si entrava in città, non si poteva uscire di casa, e quindi parliamo della guerra dei 100 anni. Avanti. Rolando de Palma, le amputazioni, naturalmente, vedete che sul tavolo compaiono le prime compresse, le pasticche, quindi elementi vegetali compressi con un potere medico, avanti. E poi ancora lo studio dell'amputazione, dove la cauterizzazione avveniva con l'olio bollente o col ferro fino al calor bianco, avanti. E i carri imbattagliati, lo stesso carro che andava in battaglia a portare le vettovaglie per i combattenti, per i militi, riportava indietro i feriti. Avanti.
Francesco Guicciardini, avanti, ecco dove un primo elemento parla di Malaguerre, un primo elemento che unisce la medicina cattiva alla mala guerra. Il nemico veniva amputato perché così non potesse più nuocere, quindi i prigionieri venivano amputati. Avanti, naturalmente erano i medici di allora che si prestavano. Grande maestro delle amputazioni, Ambroise Paré, che era in grado di salvare le vite per la velocità con cui riusciva a fare un'amputazione. Avanti. E Gaspare Tagliacozzi, avanti, che fu innovatore in alcune tecniche particolari, avanti, alcune particolari tecniche chirurgiche, come quelle della ricostruzione dei tessuti persi. E naturalmente una tecnica tanto antica quanto moderna, perché voi vedete questa è una foto invece più recente. Sì, era la trasposizione dei lembi cutanei, cioè la pelle veniva portata da un arto al naso dove mancava una sostanza. Avanti. Dove c'era l'esercito c'erano le prostitute, quindi l'esercito per una buona parte era composto in ugual numero di donne e di uomini, perché le prostitute viaggiavano insieme ai soldati, e quindi le prostitute vuol dire anche malattie, e quindi ecco perché quando arrivava l'esercito francese a Napoli sbarcarono con le prostitute, portarono la rue, la sifilide, che fu chiamato mal franzoso, perché gli italiani dicevano, i napoletani dicevano che l'avevano portato i francesi invece dicevano che era il mal napolitano, perché l'avevano trovato già pronto in casa. Avanti, in ogni caso la rue fu portata dall'America ai soldati, diciamo così, ai combattenti, ai primi colonizzatori, fu attaccata. Avanti, noi trasmettemmo tante malattie infettive che furono anche la banale influenza, che fu assolutamente letale per gli indigeni delle Americhe, che però ci dettero in cambio la rue, ma anche il chinino, che nelle malattie febbrili poi si rivelò essere un farmaco efficace. Avanti. Luigi XIV si occupò del proprio esercito fondando l'Hotel des Invalides, cioè un ospedale che potesse in qualche modo curare tutti gli invalidi delle guerre. Avanti, e il primo soldato di quell'esercito ebbe finalmente la sua divisa, quindi un esercito con i soldati, tutti ciascuno con la propria divisa. Avanti, tutti armati allo stesso modo, venivano curati naturalmente con delle strutture poste quanto più vicine al campo di battaglia. Avanti, e trasportati con l'esercito napoleonico con le prime autoambulanze. Napoleone era celebre, vinse le battaglie per la sua capacità di spostare rapidissimamente l'esercito e i cannoni, e pensò di montare sulle ruote invece dei cannoni una sorta di autoambulanza dove mettere i feriti per portarli, per cercare di recuperarli e riportarli indietro piuttosto che lasciarli morire sul campo di battaglia. Avanti. La Rey era il chirurgo napoleonico che nella campagna di Russia arrivò a fare 200 amputazioni al giorno. Avanti. Questo gli consentiva. Napoleone è stato, quando io sento dire se fu vera gloria, secondo me fu vera gloria, fu un genio assoluto dell'arte militare. Naturalmente la sua gloria durò fin quando durò il suo successo militare. Finito quello, così questa fu segnata la sua sorte. Avanti, e la sua sorte in particolar modo fu segnata avanti nella campagna d'Egitto, dove l'esercito napoleonico fu sterminato dalle malattie, dalla diarrea e da tutte le malattie, il bottone, la reppo, eccetera. E quindi anche qui la malattia che segnò il destino di una guerra. Avanti, e anche la stessa campagna di Russia. Avanti, il congresso di Vienna ristruttura tutta l'Europa, nella guerra di Crimea partecipò anche l'Italia, Cavour, avanti, e nella guerra di Crimea
le corsie finalmente furono curate da Florence Nightingale, che è infermiera inglese, che riuscì a organizzare la corsia in modo tale da assicurare una pulizia e una sepsi che salvò molte vite. Quindi la mortalità si aggirava intorno al 10-20%, mentre prima era molto più alta. Avanti! Nella battaglia di Solferino, avanti, nel 1859, compare la prima Croce Rossa. Avanti! La guerra di secessione americana fu un altro banco di prova della medicina. Avanti! E le armi erano cambiate, anche navi da combattimento, naturalmente l'artiglieria. Avanti! I cannoni erano in grado di sparare fino a 3 colpi al minuto, i fucili facevano 5 colpi al minuto. Fu una strage anche lì, malgrado la guerra fosse abbastanza limitata tra nordisti e sudisti, oltre 500.000 di perdite umane. Avanti, ma quello che è curioso, cioè particolare, è che questa guerra cominciò a essere documentata dal punto di vista fotografico. A destra quel prigioniero veniva fuori da un campo di prigionia, quindi pensate in quale condizioni. Avanti! Eppure la fotografia, ecco, ci testimonia quali erano le condizioni di chi riusciva a sopravvivere alla battaglia. Avanti! Allora, armata del Potomac, il corpo sanitario di 650 medici, una mortalità complessiva dell'8%, erano i farmaci e comunque era una medicina di guerra organizzata. Avanti! Ancora, andiamo rapidamente, la prima guerra mondiale, 12.000.000 di morti. La prima guerra mondiale è stato il primo laboratorio della medicina, è stata una catastrofe totale che ha trovato tutti coinvolti e impreparati, anche gli stessi belligeranti, che non si erano resi conto di che cosa...